facciamo una cosa, adesso appena arrivato a Natale, si apre quella porta, io vi aspetto sotto la tutta la sintonia, aspetto di capito? :15:03, benvenuti da Federico Piana alla radiocronaca dell'incontro con i sacerdoti, religiosi e diaconi, catechisti, associazioni e movimenti ecclesiali di Cipro nella cattedrale maronita. Noi salutiamo quanti sono collegati con Radio Vaticana, con Vatican News, ma anche con Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, Radio Condivisione Palermo. E in questo momento sta per arrivare il Papa nella cattedrale maronita. Il Papa verrà accolto all'ingresso principale dal Patriarca maronita e dall'Arcivescovo, il quale gli porge la croce e l'acqua benedetta. Successivamente si recheranno insieme all'interno della cattedrale. Vediamo che la cattedrale maronita in questo momento è gremita di gente. Il nostro colpo d'occhio, grazie alle telecamere, ci fa vedere che la chiesa è piena soprattutto di persone che sono lì da molto tempo, hanno preso i posti, c'è anche ovviamente un distanziamento anti-Covid. E tra poco noi entreremo nel vivo di questo appuntamento e il discorso del Papa lo ascolteremo dopo aver ascoltato anche delle testimonianze di una suora francescana e di una suora giuseppina che in qualche modo anche loro daranno il saluto a Papa Francesco. Come avete potuto notare anche nelle altre radiocronache, il viaggio apostolico di Sua Santità Francesco a Cipro e in Grecia si nota molto, perché sullo sfondo c'è un logo che è impressa la carta geografica di Cipro. Sulla sinistra Papa Francesco rivolge lo sguardo a San Barnaba, santo patrono dell'isola, e vediamo ancora che all'esterno ci sono pronti ad accogliere Papa Francesco il Patriarca maronita, il Cardinale Bechara Boutros Rai, Patriarca di Antiochia, di Maroniti, e poi naturalmente inizierà questo incontro con i diaconi, i catechisti, le associazioni e i movimenti ecclesiali di Cipro nella cattedrale maronita. Il motto è consolaci nella fede, questo è il motto che è stato scelto per il viaggio di Papa Francesco in Cipro e in Grecia. Papa Francesco dovrebbe arrivare a momenti. Intanto noi ricordiamo che questa mattina, prima di partire, prima di lasciare Casa Santa Marta, Papa Francesco ha salutato circa 12 rifugiati accompagnati dall'elemosiniere di Sua Santità il Cardinale Konrad Krajewski. I migranti sono residenti in Italia e provengono dalla Siria, dal Congo, dalla Somalia e dall'Afghanistan. E una cifra di questo viaggio di Papa Francesco, non solo a Cipro ma anche in Grecia, sono i migranti, l'accoglienza alle persone che fuggono da situazioni di guerra e di disagio e di sofferenza, e anche il dialogo molto proficuo in questi anni, il dialogo ecumenico. E naturalmente poi lo vedremo anche nel corso di questo viaggio straordinario, perché il Papa successivamente, quindi domani, incontrerà in Cipro il Santo Sinodo, che è espressione massima della Chiesa Ortodossa, la massima autorità della Chiesa Ortodossa autocefala di Cipro. Nicosia è composto dallo stesso arcivescovo primate e dai 9 metropoliti e da Crisostomo II. Vediamo che il corteo papale è arrivato in questo momento nella cattedrale. Sentite gli applausi. La cattedrale maronita di Cipro è pronta ad accogliere Papa Francesco. Ci sarà questo incontro con i movimenti ecclesiali di Cipro, i diaconi, i catechisti, le associazioni e i movimenti. Papa Francesco è in arrivo con l'automobile, scortato anche a piedi dai
gendarmi dalla gendarmeria. Ecco, in questo momento Papa Francesco sta scendendo dall'auto. Sentite anche gli applausi di sottofondo delle persone che sono assiepate fuori dalla cattedrale. E il Papa si avvicina all'entrata e viene accolto appunto dall'arcivescovo, patriarca maronita, il cardinale Becerra Boutros Rai, patriarca di Antiochia dei Maroniti. Poi ecco, il Papa sta entrando in questo istante e tra qualche istante il cardinale Becerra Boutros Rai porgerà all'ingresso al Santo Padre la croce e l'acqua benedetta e poi insieme si recheranno all'interno della stessa cattedrale. Ecco, il Papa si è soffermato un istante in silenzio davanti all'icona, all'immagine, alla statua della Madonna coperta di un manto azzurro. Un attimo di riflessione e adesso ha ripreso il cammino nella parte esterna della cattedrale maronita e tra poco ci sarà l'entrata, accolto dal cardinale Becerra Boutros Rai. Inizierà questo momento di incontro. Sentite ancora gli applausi delle persone che sono fuori dalla cattedrale maronita. Ecco, il Papa è sull'ingresso della cattedrale. Il Papa bacia la croce benedetta e riceve anche l'aspersorio con il quale benedirà con l'acqua benedetta. Ecco, sì, tocca la fronte e tocca la fronte anche del cardinale Becerra Boutros Rai, patriarca di Antiochia e dei Maroniti, che era accanto a lui, che è accanto a lui in questo momento, e insieme andranno all'interno della cattedrale maronita. Il Papa entra in questo istante, tocca le mani, saluta in segno di saluto le persone che sono lì, sentite gli applausi e adesso i canti di inizio di accoglienza. Si sofferma in questo istante verso un bambino che gli sorride, il Papa gli dà una mano molto contento e soddisfatto. E il Papa adesso si è fermato ancora a salutare alcuni rappresentanti della Chiesa maronita, sale sulla sedia posta alle spalle dell'altare e sentite il coro che intona questo canto di ingresso per questo momento, che sarà un momento di testimonianza. Due saranno le testimonianze di due suore, una francescana e una suora giuseppina, e poi ci sarà la lettura degli Atti degli Apostoli e infine il discorso del Santo Padre, che verrà seguito dalle litanie, dalle benedizioni finali, e poi ci sarà un dono che verrà consegnato al Santo Padre. Ecco, il Papa è in piedi in questo momento in ascolto di questa canzone di benvenuto e di inizio. Il Papa in questo istante è assorto in un momento di riflessione ascoltando questo canto del coro della cattedrale maronita di Cipro.
e il Papa incontra i diaconi, catechisti, associazioni e movimenti ecclesiali di Cipro nella cattedrale maronita. È l'espressione di una piccola chiesa, essendo minoranza, ma una chiesa molto attiva, molto fervente dal punto di vista anche del dialogo ecumenico e della difesa dei migranti, perché questo viaggio ha queste due gambe: difesa dei migranti e anche dialogo, spinta verso un confronto sempre più intenso e d'amore e di riflessione con i cristiani ortodossi. E quindi il Papa conferma in questo caso i fedeli nella fede e darà impulso a questa piccola chiesa, che è una chiesa, come dice sempre Papa Francesco, di testimonianza, una chiesa in uscita, e lo si vede anche dall'impegno che questa piccola chiesa insieme agli ortodossi hanno nei confronti dei migranti. Questo incontro si concluderà, vi ripeto, con delle testimonianze, e poi il Santo Padre farà il suo discorso. Adesso ascoltiamo il saluto del cardinale Becerra Boutros Rai, patriarca di Antiochia e di Maroniti, il discorso di benvenuto al Santo Padre. Il Papa in questo istante si è seduto e ascolta il discorso del cardinale Rai. Santissimo Padre, benvenuto a Cipro, l'isola dei Santi, degli Apostoli e dei Martiri. La cattedrale Nostra Signora delle Grazie dell'Eparchia Maronita di Cipro si onora di accogliere Sua Santità e il suo incontro con i consacrati e consacrate e con i movimenti ecclesiastici della Chiesa Cattolica in questa amata isola, i quali si rallegrano della sua paterna visita e ne attingono forza e coraggio. È mio onore anche darle un filiale e caloroso benvenuto a nome dell'Eparchia, di Sua Eccellenza l'Arcivescovo Monsignor Selim Sfeir, del clero, dei fedeli e dei confratelli vescovi venuti da Libano rappresentando il nostro sinodo patriarcale insieme al Superiore Generale dell'Ordine Libanese Maronita. La sua visita a Santo Padre, visita a pellegrinaggio nella terra dell'Apostolo Barnaba, il figlio della Consolazione secondo il Vangelo, fondatore e protettore della Chiesa di Cipro, la sua visita dà a tutti noi una grande gioia ed è segno di amore paterno, sostegno e speranza. Ci conferma nella fede, ci consola e ci guida nell'unità. Vi accogliamo tutti con sentimento di immenso apprezzamento e gratitudine. E ci stiamo tutti qui per ascoltare le sue illuminanti parole e ottenere la sua benedizione apostolica. Sua presenza, Santo Padre, nella nostra travagliata regione è un messaggio forte affinché i valori della pace e della riconciliazione prevalgano sulla divisione, l'odio e la guerra. Vostra Santità è il più ardente sostenitore del rispetto della persona e dignità umana e della convivenza armoniosa. Ma purtroppo qui nell'isola c'è ancora una triste divisione. Con l'aspettativa di una soluzione di riunificazione pacifica, giusta e durevole,
sentiamo in questo momento l'eco della presenza millenaria dei Maroniti nell'isola, l'inizio della loro migrazione dal Libano fu nell'VIII secolo, ben prima dell'arrivo dei crociati nel 1191-92. Già nel 1121 il patriarca maronita nominò un superiore al convento di San Giovanni Crisostomo, dove vivevano religiosi maroniti. Nel XIII secolo il numero dei maroniti era 80.000, ripartiti in 60 villaggi, i quali calarono poi nel 1508 sotto l'impero ottomano a 39 per diverse ragioni e difficoltà. Il primo vescovo fu eletto nel 1310. Nel 1735 il superiore generale dell'ordine libanese maronita vi mandò due religiosi per fondare un convegno e una scuola. Oggigiorno, dopo gli avvenimenti del 1974 e la divisione dell'isola, il numero dei maroniti si aggira intorno a 7.000 fedeli che pregano per la pace e il ritorno nella terra dei loro padri, nei loro villaggi di Aia Marina, Assomatos, Carpacia e Kormakiti. I maroniti di Cipro nutriscono ottime relazioni con la Chiesa ortodossa, cosicché con tutte le altre comunità dell'isola. Sono pure in ottimi rapporti con la Presidenza della Repubblica, i ministri, i deputati e il corpo diplomatico. Le diverse comunità nell'accogliente isola cantano all'unisono con il salmista: ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. Santità, invochiamo la vostra preghiera e benedizione e chiediamo al Signore, per la mediazione della Vergine Maria, la Vergine delle Grazie, di accompagnarla ora e sempre nel suo cammino apostolico. Grazie Santo Padre e benvenuto. E così il saluto del Patriarca di Antiochia dei Maroniti, e tra poco ci sarà anche una testimonianza di una suora francescana e poi a seguire la testimonianza di una suora giuseppina. Adesso sentite un canto che precede questi momenti di confronto. Vi ricordo che il Papa è nella cattedrale maronita di Cipro per l'incontro con i sacerdoti, religiosi e diaconi, catechisti, associazioni e movimenti ecclesiali di Cipro. E la testimonianza sarà di suor Antonia Piripizzi, delle suore francescane missionarie del Sacro Cuore, che ascolteremo tra poco. E il coro che sta accompagnando questo momento di incontro e di fraternità è un coro molto giovane, vediamo dei ragazzi e delle ragazze, il coro appunto della
cattedrale maronita di Cipro. E adesso la testimonianza di una suora francescana, missionaria del Sacro Cuore. Αγίε Πατέρα, σας καλωσορίζουμε θερμά σε αυτό το νησί, το νησί των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου. Santo Padre, le diamo il nostro caloroso benvenuto in questa isola dei Santi Barnaba e Paolo e di altri santi e sante che hanno contribuito all'evangelizzazione del popolo di Cipro. Tale evangelizzazione è stata anche portata avanti attraverso tanti religiosi e religiose che ci hanno preceduto e hanno dato priorità all'educazione dei bambini poveri. Questa missione continua fino ai nostri giorni, nelle scuole cattoliche che sono mezzo efficace per testimoniare l'amore di Dio e inculcare i valori umani cristiani e religiosi. Santità, le scuole cattoliche dell'isola, attualmente esistenti ed in piena attività, sono solamente tre: il Terra Santa College a Nicosia, fondato nel 1646, appartenente ai frati francescani minori, la Scuola Santa Maria a Limassol, che nel 2023 celebrerà il suo centenario, appartenente alle suore francescane missionarie del Sacro Cuore, e la Scuola Elementare di San Marone a Antuopoli, frequentata soprattutto da alunni maroniti. Sia il Terra Santa College che la Scuola Santa Maria sono aperte a ragazzi e ragazze di tutte le etnie, mentalità, culture e religioni. Un luogo di incontro veramente ecumenico, senza alcuna discriminazione, dove si costruiscono ponti, dove gli alunni imparano a rispettare l'un l'altro nella sua diversità, ad amarsi, ad aiutarsi, a dialogare, a collaborare insieme per costruire un futuro migliore, un futuro dove tutti possono vivere da fratelli e sorelle, senza distinzione di razza, cultura, religione o lingua. Nel recente passato c'erano ancora altre tre scuole,
che purtroppo siamo state costrette ad abbandonare dopo l'invasione delle forze turche nel 1974. Alcune delle nostre suore più anziane raccontano con dispiacere come hanno dovuto fuggire senza indugio per salvarsi la pelle. Pensavano di dover stare via solo una notte e di ritornare il giorno dopo, ma quella notte dura da 47 anni. L'anno 1974 ha segnato una pagina drammatica nella plurisecolare convivenza pacifica tra la popolazione greco-cipriota cristiana e turca cipriota musulmana. La divisione di Cipro ha radicalmente cambiato non solo l'assetto politico e sociale dell'isola, ma anche la nostra missione nella zona occupata nella parte nord. Nonostante diverse difficoltà e pericoli, le suore, assistite dai sacerdoti maroniti, non hanno mai smesso ad essere presenti, povere tra la gente povera, per sostenerla spiritualmente e moralmente e far sì che le campane di alcune chiese continuino a suonare. Le nostre suore, originarie di Karmakiti, Assomatos, Aia Marina e Karpasha, stanno avanzando negli anni, mentre si constata che vengono a mancare le famiglie cattoliche, perché dopo la divisione dell'isola sono sparsi ovunque. Inoltre, come in molti paesi d'Europa, anche Cipro, la crisi demografica e laicizzazione della vita quotidiana rende i nostri giovani poco disponibili alla vita di servizio nella Chiesa. Si tratta di una sfida importante che affrontiamo con la preghiera e con la testimonianza, perché appaia attraverso di noi tutta la bellezza della sequela. Meglio testimoniare la bellezza della sequela del Signore Gesù più da vicino e testimoniarla ogni giorno, malgrado le difficoltà che incontriamo. Santità, la nostra provincia di Santa Elisabetta, d'Ungheria, delle suore francescane missionarie del Cuore Sacro, ha iniziato l'itinerario preparatorio del nostro giubileo di 150 anni della presenza nel Medio Oriente, che celebreremo l'anno prossimo, 2022. Il tema che affronteremo sarà arricchite dalle esperienze del passato, viviamo il presente con fiducia e affrontiamo con coraggio le sfide del futuro. È il nostro programma del giubileo di 150 anni di presenza e missione in Medio Oriente. Promettiamo di vivere questo tempo di grazia come uno spazio di rinnovamento che aspettiamo da Dio, datore di ogni bene, di ogni vocazione e di ogni fedeltà. Nel corso dell'anno di San Giuseppe che volge al termine, desideriamo rinnovare il nostro entusiasmo personale e comunitario al servizio del Vangelo. E questa è la testimonianza che avete ascoltato di Suor Antonia Perepizzi,
e le suore francescane missionarie del Sacro Cuore. E adesso un altro canto tradizionale che ci separa dalla testimonianza, un'altra testimonianza di un'altra donna, un'altra suora, una suora Giuseppina. E il Papa ha ringraziato suor Antonia Piripizzi per queste parole molto belle e di speranza. E il coro che ascoltate è composto soprattutto da donne vestite di bianco e cantano questo canto tradizionale della chiesa maronita di Cipro. E vi ricordo che questo è l'incontro con i sacerdoti, religiose, diaconi, catechisti, associazioni e movimenti ecclesiali di Cipro nella cattedrale maronita per questo 35esimo viaggio apostolico di Papa Francesco in Cipro e poi successivamente ci sarà la tappa greca. E ricordiamo anche che la cattedrale maronita di Nostra Signora delle Grazie a Nicosia è sede della Arcieparchia di Cipro. Il primo impianto risalirebbe al XVII secolo, ricostruita intorno al 1959, è stata inaugurata il 28 ottobre 1961 dall'arcivescovo maronita di Cipro Elias Farà. E adesso la testimonianza di suor Perpetua Nein. Santità, la particolare posizione geografica di Cipro ne fa crociera e crocevia tra Asia, Africa ed Europa. È insieme un punto di incontro di diversi patrimoni culturali e religiosi. In questo paese, segnato dalla presenza degli apostoli Barnaba e Paolo, il loro spirito e il loro zelo continua a essere trasmesso attraverso il nostro impegno a rendere testimonianza alla misericordia di Dio per tutto il suo popolo. I quattro istituti femminili di vita consacrata presenti a Cipro, le missionarie francescane del Sacro Cuore, le suore di San Giuseppe dell'Apparizione, le suore del Buono e Perpetuo Soccorso dello Sri Lanka e le antoniane maronite Sister, sono attualmente impegnate in diverse forme di apostolato pastorale, educativo e caricativo sull'isola. Gran parte del nostro lavoro consiste nella difesa dei diritti umani fondamentali, delle persone bisognose, dei lavoratori migranti, che spesso devono sopportare il peso di debiti sproporzionati e di trattamenti duri e ingiusti, tra i quali stipendi mai pagati, orari di lavoro troppo lunghi, abusi verbali e fisici e altre forme di discriminazione. Troppo spesso tali ingiustizie portano a malattie mentali o fisiche e questo condiziona la capacità delle persone di realizzare i loro sogni di un futuro migliore e più prospero per se stesse e per i loro figli. In questo contesto lavoriamo per ristabilire la dignità umana, dando alle persone un ricovero e cibo, legalizzando le posizioni lavorative dei lavoratori, aiutandole a trovare un impiego e quindi sollievo economico. Un'altra opera vitale consiste nell'istruzione delle future generazioni. Vogliamo creare una società che sia più umana e più rispettosa delle differenze culturali e razziali. Con una forma di etica religiosa instillata nei giovani che a loro volta potranno trasmettere i valori del Vangelo, dopo averli messi in pratica nella loro stessa vita, il nostro futuro sarà più vivace. Nella nostra missione
l'istituzione di centri di assistenza dignitosi per anziani molto fragili a causa delle attuali condizioni sociali e delle spese per l'assistenza sanitaria è stata davvero importante. Allo stesso tempo, la nostra congregazione continua a mostrare la misericordia di Cristo nei riguardi dei malati, dei sofferenti e degli emarginati. Le religiose presenti sull'isola lavorano a stretto contatto con le parrocchie, alle quali forniscono diversi servizi pastorali, come l'assistenza nella celebrazione dell'Eucaristia, la preparazione dei sacramenti e la trasmissione dell'insegnamento della Chiesa. Tutto questo contribuisce a formare parrocchiani maturi e responsabili che continueranno a vivere il Vangelo e a formare a loro volta altri membri della Chiesa e della società. I nostri sforzi si ispirano alla visione pastorale di vostra santità, di andare alle periferie. Nonostante ostacoli e difficoltà, con l'aiuto della Divina Provvidenza, continuiamo l'opera del Signore nella diffusione del Vangelo, per renderla la parola di Dio, impiantata dagli apostoli Barnaba e Paolo, sempre più feconda e vibrante nella Cipro di oggi. E sentite gli applausi a Suor Perpetua Nein Nein Lo, suore di San Giuseppe dell'Apparizione. Il Papa si alza in questo momento per stringere la mano alla suora di San Giuseppe dell'Apparizione e si risiede per ascoltare questo canto ancora una volta intonato dal coro della cattedrale maronita di Cipro. E dopo il canto ci sarà la lettura degli Atti degli Apostoli e poi il discorso del Santo Padre. Tutto l'evento verrà concluso dalle litanie, dalla benedizione finale, e poi ci sarà un dono al Santo Padre. Mentre ascoltate il canto intonato dal coro della cattedrale maronita, si sta preparando un lettore per la lettura degli Atti degli Apostoli, che ascolteremo tra poco. E adesso la lettura degli Atti degli Apostoli. Dagli Atti degli Apostoli. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri,
Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio di Cirene, Maneien, compagno d'infanzia di Erode, Tetarca e Saulo. Mentre esse stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi, dunque, inviati dallo Spirito Santo, Cesareo a Seleucia, e di qui salparono per Cipro. Verbum Domini. E così la lettura degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, 1-4, e tra poco il discorso del Santo Padre. E adesso il discorso del Santo Padre. Cari fratelli vescovi, cari sacerdoti, religiose, religiosi, cari catechisti, fratelli e sorelle, credete, sono felice di essere in mezzo a voi. Desidero esprimere la mia gratitudine al Cardinale Richard Brutus Ray per le parole che mi ha rivolto, e salutare con affetto il Patriarca Pier Battista Pizzaballa. Grazie a tutti voi per il vostro ministero e il vostro servizio, in particolare a voi, sorelle, per le opere, per l'opera educativa che portate avanti nella scuola, tanto frequentata dai ragazzi dell'isola, luogo di incontro, di dialogo, apprendimento dell'arte di costruire ponti. Grazie. Grazie a tutti per la vostra vicinanza alle persone, specialmente nei contesti sociali e lavorativi dove è più difficile. Condivido la mia gioia di visitare questa terra camminando come pellegrino sulle orme del grande apostolo Barnaba, figlio di questo popolo, discepolo innamorato di Gesù, intrepido annunciatore del Vangelo, che passando tra le nascenti comunità cristiane vedeva la grazia di Dio all'opera e se ne rallegrava ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. E io vengo con lo stesso desiderio: vedere la grazia di Dio all'opera nella vostra Chiesa e nella vostra terra, rallegrarmi con voi per le meraviglie che il Signore opera ed esortarvi a perseverare sempre senza stancarvi, senza mai scoraggiarvi. Dio è più grande, Dio è più grande delle nostre contraddizioni. Avanti.
Vi guardo e vedo la ricchezza della vostra diversità. È vero, una bella Macedonia, tutti diversi. Saluto la Chiesa Maronita che nel corso dei secoli è approdata a più riprese nell'isola e spesso attraversando molte prove ha perseverato nella fede. Quando penso al Libano provo tanta preoccupazione per la crisi in cui versa e avverto la sofferenza di un popolo stanco e provato dalla violenza e dal dolore. Porto nella mia preghiera il desiderio di pace che sale dal cuore di quel paese. Vi ringrazio per ciò che fate per la Chiesa, per Cipro. I cedri del Libano sono citati tante volte nella scrittura come modelli di bellezza e grandezza, ma anche un grande cedro comincia dalle radici e lentamente germoglia. Voi siete queste radici trapiantate a Cipro per diffondere la fragranza e la bellezza del Vangelo. Grazie. Saluto anche la Chiesa Latina, qui presente da millenni, che nel tempo ha visto crescere insieme ai suoi figli l'entusiasmo della fede e che oggi, grazie alla presenza di tanti fratelli e sorelle migranti, si presenta come un popolo multicolore, un vero e proprio luogo di incontro tra etnie e culture diverse. Questo volto di Chiesa rispecchia il ruolo di Cipro nel continente europeo, una terra dai campi dorati, un'isola accarezzata dalle onde del mare, ma soprattutto una storia che è intreccio di popoli e mosaico di incontri. Così è anche la Chiesa cattolica, cioè universale, spazio aperto in cui tutti sono accolti e raggiunti dalla misericordia di Dio e dall'invito ad amare. E questo non dimenticarlo, Nessuno di noi è stato chiamato qui per proselitismo di un predicatore, mai. Il proselitismo è sterile, non dà vita. Tutti noi siamo stati chiamati dalla misericordia di Dio, che non si stanca di chiamare, non si stanca di essere vicino, non si stanca di perdonare. Dove sono le radici della nostra vocazione cristiana? Nella misericordia di Dio. Non dimenticarlo mai. Il Signore non delude, la sua misericordia non delude, sempre ci aspetta. Non ci sono e non ci siano muri nella Chiesa Cattolica, per favore. È una casa comune, è il luogo delle relazioni e la convivenza delle diversità, che quel rito melchita, quell'altro rito, che uno la pensa di quel modo, che quella suora viste di quel modo, quell'altra viste di quell'altro, ma la diversità di tutti. In quella diversità la ricchezza dell'unità. E chi fa la unità? Lo Spirito Santo. E chi fa la diversità? Lo Spirito Santo. Chi possa capire, che capisca. Lui è l'autore della diversità e è l'autore dell'armonia. San Basilio lo diceva, ipse harmonia es. Lui è quello che fa la diversità dei doni e l'unità armonica della Chiesa. Carissimi, vorrei ora condividere con voi qualcosa a proposito di San Barnaba, vostro fratello e patrono, traendo dalla sua vita, dalla sua missione, due parole. La prima è pazienza. Si parla di Barnaba come di un grande uomo di fede e di equilibrio che viene scelto dalla Chiesa di Gerusalemme, si può dire della Chiesa Madre, come una persona più idonea per visitare una nuova comunità, quella di Antiochia, composta da diversi neoconvertiti del paganesimo. Viene inviato per andare a vedere cosa sta succedendo, quasi come uno esploratore. Vi trova persone che provengono da un altro mondo, un'altra cultura, un'altra sensibilità religiosa, persone che hanno appena cambiato vita e perciò hanno una fede piena di entusiasmo, ma ancora fragile,
come all'inizio. In tutta questa situazione l'atteggiamento di Barnaba è di grande pazienza. Sa aspettare che l'albero cresca. E la pazienza di mettersi costantemente in viaggio, la pazienza di entrare nella vita di persone fino ad allora sconosciute, la pazienza di accogliere le novità senza giudicarla frettolosamente, la pazienza del discernimento, che sa cogliere i segni dell'opera di Dio ovunque, la pazienza di studiare altre culture e tradizioni. Barnaba ha soprattutto la pazienza dell'accompagnamento, la sa crescere accompagnando. Non schiaccia la fede fragile dei nuovi arrivati con atteggiamenti rigorosi, inflessibili o con richieste troppo esigenti in merito all'osservanza dei precetti. No, li lascia crescere, li accompagna, li prende per mano, dialogo con loro. Barnaba non si scandalizza, come un papà e una mamma non si scandalizzano dai figli, li accompagnano, li aiutano a crescere. Avete questo in mente? Le divisioni, il proselitismo dentro della Chiesa, che questo è di questo, quello è dell'altro, non vanno, lascia crescere e accompagna. E si deve rimproverare qualcuno, non rimprovera, ma con amore, con pace. L'uomo della pazienza. Abbiamo bisogno di una Chiesa paziente, cari fratelli e sorelle, di una Chiesa che non si lascia sconvolgere e turbare dai cambiamenti, ma accoglie serenamente la novità e discerne le situazioni alla luce del Vangelo. In quest'isola è prezioso il lavoro che svolgete voi nell'accogliere i nuovi fratelli e sorelle che giungono da altre rive del mondo. Come Barnaba, anche voi siete chiamati a coltivare uno sguardo paziente e attento, a essere segni visibili e credibili della pazienza di Dio che non lascia mai nessuno fuori casa, mai nessuno privo del suo tenero abbraccio. La Chiesa in Cipro ha queste braccia aperte, accoglie, integra, accompagna. È un messaggio importante anche per la Chiesa in tutta Europa, segnata dalla crisi della fede. Non serve essere impulsivi, non serve essere aggressivi o nostalgici o lamentosi, ma è bene andare avanti leggendo i segni dei tempi e anche i segni della crisi. Occorre rincominciare ad annunciare il Vangelo con pazienza, prendere le beatitudini per mano, soprattutto annunciarle alle nuove generazioni. A voi, fratelli vescovi, vorrei dire: siate pastori pazienti della vicinanza, non stancatevi mai di cercare Dio nella preghiera, cercare i sacerdoti nell'incontro, i fratelli di altre confessioni cristiane con rispetto e premura, i fedeli dove abitano. E a voi, cari sacerdoti che siete qui, vorrei dire: siate pazienti con i fedeli. Sempre pronti a incoraggiarli. Siate ministri instancabili del perdono e della misericordia di Dio, mai giudici rigorosi, sempre padre amorevole. Quando io leggo la parabola del figlio prodigo, il fratello più grande era un giudice rigoroso, ma il papà era misericordioso, immagine del padre, no? Che sempre perdona, anzi, che sempre ci sta aspettando per perdonare. L'anno scorso un gruppo di giovani che fanno degli spettacoli della pop music hanno voluto fare la parabola del figlio prodigo,
cantata in musica pop, no? E i dialoghi, bellissimo. Ma la cosa più bella è la discussione finale, quando il figlio prodigo va da un amico e gli dice: io no, così non posso andare, io voglio tornare a casa, ma ho paura che papà mi chiuda la porta in faccia, mi cacci via, e questa paura non so come fare. Ma tuo papà è buono, sì, ma tu sai, è il mio fratello lì che gli riscalda la testa, è mai sicuro, no? Così stava finendo quell'opera pop, no? Sul figlio prodigo. E l'amico le disse: ma facci una cosa, scrivi al tuo papà e digli che hai voglia di tornare, ma hai paura che non ti accolga bene. Digli al papà che si vuole accoglierti bene, che metta un fazzoletto sulla finestra più alta della casa. Così tuo papà ti dirà prima se ti accoglierà bene o ti caccerà via. Si chiude quell'atto, e l'altro atto è il figlio in cammino verso la casa del papà. E quando il cammino gira si vede la casa del papà. Era piena di fazzoletti bianchi. No, no, piena. Questo è Dio per noi. Questo è Dio per noi. Non si stanca di perdonare. E quando incomincia a parlare, dà: Signore, io ho fatto... Zitto, ti tappa la bocca. E voi, sacerdoti, per favore, non siate rigoristi nella confessione. Quando vedete che qualche persona è in difficoltà, ho capito. Questo non vuol dire manica larga, no. Che vuol dire cuore di padre, come il cuore di padre è Dio. L'opera che il Signore compie nella vita di ogni persona è una storia sacra. Lasciamocene appassionare. Nella multiforme varietà del vostro popolo, pazienza significa anche avere orecchie e cuore per diverse sensibilità spirituali, diversi modi di esprimere la fede, diverse culture. La Chiesa non vuole uniformare, per favore, no, ma integrare tutte le culture, tutte le psicologie della gente con pazienza maternale, perché la Chiesa è madre. È quello che desideriamo fare con la grazia di Dio nell'itinerario sinodale. Preghiera paziente, ascolto paziente per una Chiesa docile a Dio e aperta all'uomo. Questa era la pazienza, uno degli aspetti di Barnaba. Ma nella storia di Barnaba c'è un secondo aspetto importante che vorrei sottolineare: il suo incontro con Paolo di Tarso e la loro fraterna amicizia, che li porterà a vivere insieme la missione. Dopo la conversione di Paolo, prima accanito persecutore dei cristiani, tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse un discepolo. Qui il libro degli Atti degli Apostoli dice una cosa molto bella: Barnaba lo prese con sé, lo presenta alla comunità, racconta che cosa gli è successo, garantisce per lui. Ascoltiamo questo: lo prese con sé. L'espressione richiama la stessa missione di Gesù, che ha preso con sé i discepoli per le strade di Galilea, che ha preso su di sé la nostra umanità ferita dal peccato. È un atteggiamento di amicizia, un atteggiamento di condivisione di vita. Prendere con sé, prendere su di sé e farsi carico della storia dell'altro, darsi il tempo per conoscerlo senza etichettarlo, il peccato di etichettare la gente, per favore, senza etichettarlo. Caricarlo sulle spalle quando è stanco o ferito, come fa il buon samaritano. Questa si chiama fraternità.
E questa è la seconda parola che io vorrei dirvi, la prima pazienza e la seconda fraternità. Barnaba e Paolo, come fratelli, viaggiano insieme per annunciare il Vangelo anche in mezzo alle persecuzioni. Nella chiesa di Antiochia rimasero insieme un anno intero e istruirono molta gente. Entrambi poi, per volontà dello Spirito Santo, furono riservati per una missione più grande e salparono verso Cipro. E la parola di Dio correva e cresceva non solo per loro qualità umane, ma soprattutto perché erano fratelli nel nome di Dio. E questa loro fraternità faceva risplendere il comandamento dell'amore. Fratelli diversi, differenti, come le dita di una mano, tutti diversi, ma tutti con la stessa dignità, fratelli. Poi, come succede nella vita, accade un fatto inaspettato. Gli atti raccontano che i due hanno un forte dissidio e le loro strade si separano. Anche tra i fratelli si discute, a volte si litiga. Paolo e Barnaba però non si separano per motivi personali, ma perché stanno discutendo sul loro ministero, su come portare avanti la missione, e hanno visioni diverse. Barnaba desidera portare in missione anche il giovane Marco. Paolo non vuole. Discutono, ma da alcune successive lettere di Paolo si intuisce che tra i due non rimase rancore. Addirittura a Timoteo, che deve raggiungerlo in seguito, Paolo scrive: «Cerca di venire presto da me, prendi con te Marco, proprio lui, e portalo perché mi sarà utile per il ministero». Questa è la fraternità nella Chiesa. Si può discutere sulle visioni, sui punti di vista, e conviene farlo, conviene. Questo fa bene, un po' d'aria di discussione fa bene. Discutere su sensibilità, idee diverse. Perché è brutto non discutere mai, No, tutti, quando c'è questa pace troppo rigorista, che se è, non è di Dio. In una famiglia i fratelli discutono, cambiano punti diversi di vita, no? Io sospetto di coloro che non discutono mai, perché hanno agende nascoste, sempre. Questa è la fraternità della Chiesa. Si può discutere sulle visioni, su sensibilità, su idee diverse, e in certi casi dirsi le cose in faccia, con franchezza, e questo aiuta in certi casi, e non dirla da dietro con un chiacchiericcio che non fa bene a nessuno. È occasione di crescita e cambiamento la discussione, ma ricordiamo sempre, si discute non per farsi la guerra, non per imporsi, ma per esprimere e vivere la vitalità dello spirito che è amore e comunione. Si discute, ma si rimane fratelli. Io ricordo da bambino, noi eravamo in cinque, ma discutevamo fra noi, fortemente, dalle volte, tutti i giorni, no? Ma, e poi a tavola eravamo tutti insieme. La discussione della famiglia di una madre, la madre chiesa, i figli discutono. Mi sta allungando troppo questo sermone. Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di una Chiesa fraterna, che sia strumento di fraternità per il mondo. Qui a Cipro esistono tante sensibilità spirituali ed ecclesiali, varie storie di provenienza, di riti, di tradizioni diverse. Ma non dobbiamo sentire la diversità come una minaccia all'identità, no. Né dobbiamo ingelosirci e preoccuparci dei rispettivi spazi, no. Se cadiamo in questa tentazione cresce la paura, e la paura genera diffidenza, e la diffidenza sfocia nel sospetto e prima o poi ti porta alla guerra. Siamo fratelli, amati da un unico Padre. Siete immersi nel Mediterraneo, un mare di storie diverse,
un mare che ha cullato tante civiltà, un mare dal quale ancora oggi sbarcano persone, popoli e culture da ogni parte del mondo. Con la vostra fraternità potete ricordare a tutti, all'Europa intera, che per costruire un futuro degno dell'uomo occorre lavorare insieme, superare le divisioni, abbattere i muri e coltivare il sogno dell'unità. Abbiamo bisogno di accoglierci e integrarci, di camminare insieme, di essere sorelle e fratelli tutti. Vi ringrazio per quello che siete e per quello che fate, per la gioia con cui annunciate il Vangelo e per le fatiche e le rinunce con cui lo sostenete e fate progredire. E questa è la via disegnata dai Santi Apostoli Paolo e Barnaba. Vi auguro di essere sempre una Chiesa paziente, che discerne, che non si spaventa mai, discerne, che accompagna e che integra. È una Chiesa fraterna, che fa spazio all'altro, discute ma rimane unita, anche cresce nella discussione. Vi benedico a ognuno di voi e per favore continuate a pregare per me perché ho bisogno. Caristo. E così il discorso di Papa Francesco, e tra poco ci saranno le litanie, seguirà la benedizione finale e poi il dono al Santo Padre. Il Santo Padre si è alzato in questo momento e adesso le litanie.
adesso la benedizione del Santo Padre. Beata Vergine Maria, Madre di Dio, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. E il Papa ha benedetto con l'icona di Maria col bambino che bacia. Sentite gli applausi nella cattedrale maronita di Cipro. E adesso Papa Francesco ripercorre verso l'uscita la navata, c'è lo scambio dei doni con il patriarca di Antiochia dei Maroniti. Ecco, il Papa riceve il dono e lo bacia. Una croce iscritta in un cerchio. Sentite in italiano viva il Papa, della gente che affolla la cattedrale maronita, e il Papa esce in questo istante. Sentite i canti di chiusura di questo incontro, l'incontro con i sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi, catechisti, associazioni e movimenti ecclesiali di Cipro. Questa radiocronaca termina qui. Da Federico Piana, Laudetur Jesus Christus.